Davvero? Gianni, dopo aver fatto questa trasmissione, c'è stato nessun tipo di seguito tra, così, di commento fra Carnelutti, cioè tra chi ha conosciuto Carnelutti? No, io ho ricevuto una lettera una volta di amici di Carnelutti, subito dopo ho ricevuto una lettera di 30 o 40 amici di Carnelutti che mi hanno fatto gli elogi dicendomi che avevo fatto rivivere quella sera alla televisione, perché loro ormai era morto. Ma certo. Ma sai, ci sono delle cose che se tu le vedi nel loro arco conclusivo hanno un sapore, hanno un'unità e riescono anche a essere efficaci, ma ci sono delle cose come questo in modo particolare che i frammenti non rendono, perché le esagerazioni di un certo momento, l'istrionismo di un certo momento non coincide più col perché di questo istrionismo. Sì, io capisco. Non si capisce più il perché in quel momento l'attore sembra che sia esageratamente chiaro. Sì, mentre invece c'è una ragione precedente, c'è il fatto che questo deve essere un istrione perché ha già studiato una causa che è impostata sull'istrionismo insomma ci sono molte le ragioni. Sì, però mi sembra che tu sottovaluti il pubblico. No, io non sottovaluto il pubblico, io dico che in queste cose qui bisognerebbe scegliere quelle cose che hanno un sapore, direi, che hanno delle particolarità frammentate, che hanno un'unità frammentata. Ma questa è una galleria, questa vuole essere una galleria, come tu vai a vedere in una galleria di una mostra di un pittore, tu vedi determinati momenti di quel pittore, vedi la sua prima maniera, la sua seconda maniera, la sua terza maniera. Non è vero che in una galleria, se è fatta bene, tu devi mettere le opere riconosciute dalla critica, le più valide. A te, a noi, al pubblico, interessa un arco, una radiografia di un attore, nei suoi momenti più felici, meno felici, addirittura negativi. O sbaglio? No, vero. Vorrei che ne dicesse di sì. Accetto il verdetto.